Sapevo che sarebbe successo, che uno dei responsabili dell'omicidio di mio figlio Tommy sarebbe uscito dal carcere, ma non pensavo così presto. Non sono pronta a queste notizie e non lo sarò mai. Sono semplicemente disgustata da questa ingiustizia e dal fatto che l'ergastolo lo sto vivendo io. Così esprime il suo dolore Paola Pellinghelli, madre di Tommaso Onofri, il bambino di 18 mesi sequestrato e ucciso il 2 marzo 2006 a Casal Baroncolo, Parma. Gli autori di questo atroce crimine furono Marco Alessi e Salvatore Raimondi, con la complicità di Antonella Conserva, all'epoca compagna di Alessi. Recentemente è emersa la notizia che Raimondi, detenuto nel carcere di Forlì dopo una condanna definitiva a 20 anni per sequestro di persona e omicidio non premeditato, ha ottenuto il regime di semilibertà. Da alcuni giorni, quindi, può uscire di giorno per lavorare come magazziniere in una ditta della città. Raimondi aveva già visto ridursi la pena da 20 a 16 anni per buona condotta, ma sta scontando anche una condanna aggiuntiva per estorsione ai danni di un altro detenuto. Inoltre, in carcere, ha conosciuto e sposato una donna nel 2016. La madre di Tommy, rimasta vedova nel 2008, dopo la morte del marito Paolo Onofri, continua a vivere con il suo cane Hope nella stessa cascina dove avvenne il sequestro. Paola Pellinghelli prosegue. Non è possibile che loro ricomincino a vivere, vadano avanti, mentre io non ho potuto vedere mio figlio crescere, ridere, vivere, magari trovare una fidanzatina o studiare all'università. Da quando è morto mio marito, cerco di andare avanti con il nostro altro figlio, Sebastiano, che oggi è grande e indipendente. Ma penso sempre a Tommy e a quello che avrebbe potuto essere per me. Ogni anno, il 6 settembre, penso a come sarebbe stato il suo compleanno, ma non riesco ad immaginarlo. Davanti ai miei occhi rimane sempre l'immagine di un bambino della sua età. La sera del 2 marzo 2006, la famiglia Onofri stava cenando in cucina. Tommy era seduto nel seggiolone mentre Paola, Paolo e Sebastiano, allora di 7 anni, erano seduti al tavolo. All'improvviso la luce si spense. Paolo si alzò per verificare l'accaduto, ma fu sorpreso da due uomini con il volto coperto che fecero irruzione in casa. Uno dei due immobilizzò i genitori e Sebastiano con del nastro adesivo, mentre l'altro afferrò Tommy, lo sfilò dal seggiolone e lo portò via. Dopo un mese di indagini, i carabinieri riuscirono a stringere il cerchio intorno a Mario Alessi, un muratore con precedenti per violenza sessuale che aveva recentemente lavorato alla ristrutturazione della casa degli Onofri. Le impronte di Salvatore Raimondi, ex pugile e operaio anch'egli con precedenti penali, furono rinvenute sul nastro adesivo utilizzato dai sequestratori. L'obiettivo dei rapitori era ottenere un riscatto, credendo erroneamente che gli Onofri avessero grandi disponibilità economiche. Raimondi fu il primo a confessare e a rivelare i dettagli dell'omicidio del bambino, ma incolpò Alessi. I giudici accolsero la sua confessione. Poco dopo il rapimento, fu effettivamente Alessi a colpire il bimbo alla testa e a strangolarlo, semplicemente perché continuava a piangere. Il corpo del piccolo Tommy fu poi sepolto in un boschetto sull'argine del fiume Enza, non lontano dalla casa degli Onofri. Il punto esatto in cui si trovarono i resti fu indicato dagli stessi responsabili del crimine. Oltre ad Alessi e Raimondi, fu arrestata e condannata a 24 anni anche Antonella Conserva. La donna che aveva il compito di sorvegliare Tommy non ha mai confessato il suo ruolo nel rapimento e omicidio. Attualmente sta scontando la sua condanna, ma beneficia di permessi per lavorare e visitare i parenti. Anni fa la madre di Tommy si era già espressa riguardo alla possibilità di concessione di benefici ad Alessi. Aveva dichiarato: «Ha stuprato una povera ragazza e ha ucciso mio figlio. Se dovesse tornare libero, che cosa farà? Non è una persona da reintegrare nella società.
diventa delinquente, violento, uccide, poi frequenta un corso e lo rimandano fuori. Trovo incredibile che gli venga dato un lavoro quando vi sono tante persone che non ne hanno. Per me è una cosa schifosa.